Bentrovate ragazze, eccoci con la seconda parte della lezione su Costantino, che si concentrerà, come vedete da questo titoletto, sulla gestione in qualche modo del potere da parte dell'imperatore. Nella prima lezione avevamo visto come, con l'editto di tolleranza, Costantino si fosse garantito l'appoggio della Chiesa cattolica e che questo lo avesse portato poi ad avere anche un atteggiamento, diciamo, cesaro-papista. Però avevamo anche detto che questa scelta appunto del cattolicesimo, del cristianesimo nella sua versione cattolica, era legata proprio all'idea di avere, come dire, una corrispondenza tra la fede in un unico Dio e la fede, diciamo, in un unico imperatore dal potere assoluto, il cui potere appunto fosse di emanazione divina. Certamente un segno importante dell'assolutismo di Costantino è, nel 330, il trasferimento della capitale a Bisanzio. Bisanzio, oggi è Istanbul in Turchia, posizione strategica, sullo stretto che mette in comunicazione col Mar Nero, quindi sicuramente la scelta dello spostamento della capitale è data dalla volontà dell'imperatore di rafforzare la presenza imperiale in Oriente. Però quello che ci colpisce è che lui rinomina, ribattezza la città, partendo dal suo nome. Portando così il nome stesso del suo rifondatore, che praticamente si mette allo stesso livello del grande, epico, mitico Alessandro Magno, che appunto, precedentemente aveva, lungo la sua, diciamo, missione verso Oriente, fondato numerose Alessandrie, cioè città che portavano il suo nome. Naturalmente questo assolutismo del potere porta a una forte centralizzazione anche del potere attorno al Sacro Palazzo e aumentano notevolmente il numero dei palatini, cioè di membri della corte nel suo complesso. Funzionari che devono occuparsi in qualche modo della gestione dell'amministrazione dello Stato, che però sono al di sotto, disposti, diciamo, gerarchicamente, piramidalmente, al di sotto, dicevamo, della figura assolutamente dominante dell'imperatore, che gestisce una vastissima burocrazia che si ramifica in tutto l'impero, in tutti i settori della vita civile e della vita militare. Parlando proprio di politica militare, vediamo quali sono state le riforme proposte da Costantino. Costantino ha eliminato il corpo dei pretoriani, istituito, se vi ricordate, con le riforme di Augusto. Perché? Perché nel corso dei secoli si era dimostrato, insomma, un'arma, diciamo così, un po' a doppio taglio, che aveva favorito l'ascesa, ma spesso anche il declino attraverso congiure, cose di questo tipo, degli imperatori. Militarmente Costantino decide di mantenere, diciamo, le due parti, la suddivisione in due parti dell'esercito, il comitatus, l'esercito in movimento, queste unità mobili disposte in grandi città, in zone strategicamente importanti e rilevanti dell'impero, da cui poi potessero muoversi per intervenire in caso di bisogno. E insieme ad essi appunto i limitanei, l'esercito stanziale sul limes, perché sicuramente l'ingresso di popolazioni germaniche, barbariche all'interno dell'impero romano si fa via via sempre più massiccio e diventerà tra poco, insomma, un punto decisivo per la storia di Roma. A livello economico, il problema dell'economia che non funziona, l'inflazione molto alta e anche le spese molto alte che lo Stato con tutta quella burocrazia deve sostenere, portano Costantino a cercare di appunto risolvere la crisi attraverso un cambio del sistema monetario, cioè promuovendo il coniò di una nuova moneta, il solidus, che era una moneta d'oro, quindi dal valore elevato. Ecco qua la vedete riprodotta. Purtroppo l'introduzione del solidus non produce, diciamo, benefici, anzi forse accentua la situazione di disagio. Perché? Perché naturalmente questo porta alla svalutazione delle altre monete che circolavano, quelle di rame e di argento. In più, visto che l'oro viene ampiamente utilizzato per il conio, aumenta il prezzo libero dell'oro e questo porta a un vertiginoso aumento dei prezzi. Chi ne fa le spese sono i ceti medio-bassi, coloro che non hanno avuto accesso al solidus, cioè non hanno potuto in qualche modo tesaurizzarlo, cioè metterlo da parte, tenerlo da parte, come invece hanno fatto i membri delle classi più elevate. E così le distanze sociali ed economiche aumentano. Coloro che sono ricchi diventano ricchissimi, ma coloro che sono
poveri, diciamo così, si trovano in una situazione di difficoltà ancora più accentuata. E a questo proposito possiamo proprio concludere facendo una riflessione sulla economia e la società nelle campagne, che erano organizzate attorno a queste grandi ville, queste aziende agricole romane che fin dagli anni della Repubblica erano la base della ricchezza delle grandi famiglie aristocratiche romane. Famiglie che risiedevano in città, ma a partire dal IV secolo molti proprietari urbani vi si trasferiscono, quindi le ville si ingrandiscono, oltre la parte, diciamo, residenziale del dominus, ci saranno anche le abitazioni dei coloni, cioè dei contadini che vi lavorano all'interno, e degli schiavi. Accanto alle ville, nelle campagne dell'impero, esistono ancora dei piccoli agricoltori liberi, che però vivevano in una condizione di estrema difficoltà, perché dovevano pagare ben due tasse, come abbiamo detto, dalla riforma di Diocleziano, la capitazio e la iugazio. E queste tasse, oltretutto, venivano appunto riscosse da questi esattori pubblicani, se vi ricordate, ne parlavamo già al momento, diciamo così, dopo le guerre di conquista, corrotti, che spesso si arricchivano, diciamo così, attraverso la riscossione delle imposte. E allora cosa succede? Che questi piccoli agricoltori liberi si affidano alla protezione dei ricchi e dei potenti latifondisti del vicinato, proprio perché gli esattori, in qualche modo, non avrebbero avuto, tra virgolette, il coraggio appunto di comportarsi in modo illecito con personaggi di grande rango economico e sociale. E questo produce la cosiddetta accommendatio, un termine chiave che poi servirà a comprendere sostanzialmente tutta la storia medievale. Cioè l'affidamento. Questi piccoli agricoltori si affidano in qualche modo a questi padroni, a questi domini, in cambio della protezione, anche del mantenimento, poi più avanti, da un punto di vista economico, da parte del padrone, del signore, loro che cosa offrono? Offrono la loro fedeltà. Quindi si viene a stabilire per la prima volta nella storia romana un patto di alleanza, di fedeltà, un accordo tra uomo e uomo, non più un giuramento di fedeltà verso lo Stato, che, di cui non mi fido più, rappresentato dagli esattori, ma un patto di fedeltà nei confronti di un signore più ricco e più potente di me, che mi può proteggere e al quale io in cambio affido la mia fedeltà. Questo è un principio fondamentale su cui verrà costruito poi sostanzialmente tutto il sistema feudale del Medioevo. Ragazze, qui ci fermiamo, ci risentiamo presto, anche forse speriamo in presenza, per discutere di questi argomenti insieme. Ciao a tutte, grazie dell'attenzione.